È sempre bello tornare a parlare di Pokémon, soprattutto quando ci sono degli unboxing particolari. Ciao, io sono Greta Galli, in questo canale si parla di tecnologia, ma mi capita una volta raramente all'anno di fare degli unboxing di carte Pokémon. Il sogno della Greta bambina si realizza tantissimo in questi momenti. Oggi andremo ad unboxare, non so il numero effettivo di pacchetti, ma voi lo saprete già dal titolo, di carte Pokémon giapponesi. E per questo video ci tengo a ringraziare Paolo, di cui vi lascio tutti i link qua sotto in descrizione, che mi ha fornito queste carte. Ma per qualsiasi vostro sogno di portarvi delle cose giapponesi dal Giappone in Italia in modo sicuro, potete rompergli le scatole e farvi arrivare i Pokémon Yu-Gi-Oh! Magic, potete prendere cibo, vestiti, quello che vi serve. Ma detto ciò, andiamo effettivamente ad ambozzare tutto questo ben di Dio. Tra le altre cose vorrei farvi vedere che bella sia la gomma dei Pokémon che il Deadpool in versione Heroclix che esce dalla torta di compleanno. Ma io direi di partire con queste bustine qua, che sono singole. Abbiamo un Pichu celebrativo che è bellissimo, fantastico. E poi abbiamo 5 bustine di Pokémon Go. Questa qui è la carta Heroclix di Deadpool, quindi la metto da parte col Deadpool torta. Ma iniziamo ad aprire queste bustine celebrative, che non ho la più pallida idea di che cosa possano contenere. Ah, hanno dentro solo una carta? Ok, no, ma scherzi! Ok, va bene, va bene, va bene, io mi ero già preparata le bustine protettive e quindi iniziamo non bene. Meglio, anche perché Dragonite è forse uno dei miei Pokémon prefe. Dopo il primo, non so se sculo o no, però penso siano delle carte già con quel particolare lì. No, scherzo, ho avuto sculo allora, ho avuto tanto sculo. Ma che carino! No, vabbè, ma è bellissimo. Ciao Squirtle, sei bellissimo. Se il video doveva iniziare bene, diciamo che è iniziato alla grande. Anche Bulbasaur abbiamo, va. Acciaio, che è più o meno come il top che ho su io. Di lui non mi ricordo mai il nome, anche perché è uno dei nuovi. Però bello, 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 bello. Ultimo pacchettino delle carte singole. No, ho trovato tutti e tre gli starter, ma giura? Potrebbe essere qualcosa di epico. Sì! Ma ciao! Proseguiamo adesso con questo kit. Abbiamo anche la pubblicità giapponese, che io ci ho capito tutto. Allora, kit particolare perché contiene questo qui, che è un bellissimo album portacarte. Quindi è un album con dentro le bustine, quelle per mettere le carte, ed è fantastico. Abbiamo poi una carta di Pikachu in versione olografica celebrativa. E per ultimi, ma non meno importanti, abbiamo 4 pacchetti di carte di Pokémon Go. Ma questi non ne contengono una, ma sono quelli con tante carte, che in Giappone attualmente non mi ricordo quante siano, mi pare 6. Vediamo un po' se riesco ad aprirlo bene, così lo teniamo di ricordo. Oh, vedo qualcosa sbrilluccicare. Allora, qua c'è un coso di Pokémon Go con un codice, quindi se qualcuno è interessato al codice è tutto vostro. E andiamo a vedere Onyx, una specie di caramella credo, di lui non mi ricordo il nome. Ok, bella, ma bellissima. Codicino per chiunque sia interessato. Un altro Charmander, Eevee, un altro Bulbasaur, qualche allenatore. Con che sculo me lo stai dicendo esattamente? Va benissimo. Codicino per chi vuole. Un Rattata, penso di Alola però a sto punto, perché così mai visto. Bidoff mi pare. Utua. Ta-ta-ta-ta. E vabbè però, Adesso parliamone. Se vi servono dei pacchetti con tanto sculo e tanta fortuna, i contatti di Paolo, vi ricordo, sono qua sotto in descrizione. Codicino. Io non mi ricordo come si chiama lui, dannato Bidoff. Ok. Mai visto. Oh, che bello! Oh, ma che carino. Questo è bellissimo. Bene, abbiamo finito anche i 4 pacchetti di questo kit
e adesso tocca al boss di carte. Bene, eccoci giunti, credo, al momento principale del video. Greta che cerca di capire come si aprono queste scatoline qua. Voglio tenerti sano e salvo, perché mi devi complicare? Oh, ok? È fantastico quando apri i box con tanti pacchetti, è meraviglioso. Abbiamo quindi 20 pacchetti di Pokémon Go da aprire. E se le aspettative derivano dall'anteprima, può andare solo meglio, credo. Cioè, io sono già contenta così di aver trovato un Charizard, perché sono impossibili da trovare, quindi io già felice così. Poi magari, non lo so, è di Pokémon Go, Charizard è quello più semplice da trovare, però non si sa mai. Codicino tutto vostro. Ok, ok. Nuovo ratata. Ha registrato tutto, ha registrato... Codicino vostro. Oh, Ivy, questo mi scappa il nome, qualche allenatore strano. Solalo, qualcosa di simile. Bellissimo, bellissimo. Tyranitar, bello. Codicino. Oh, Maronna, una sogliola. Oh, Charmeleon, mi servivi. Oh, ma che bello Zapdos. Giustamente in Pokémon Go, se riusciamo a trovare i tre capi delle varie palestre, potrebbe essere molto molto interessante. Anche perché io in Pokémon Go, quando giocavo, ero team giallo. Quindi dai, io il mio capo l'ho trovato. Fatemi sapere nei commenti che team eravate in Pokémon Go, che sono curiosa. Anche perché l'elettro faceva schifo, ma era super figo, quindi ho sempre scelto l'elettro. Ma che bello! Ma che bello! Ma che bello! Pikachu. Oh, patatone, ok. 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 Non so minimamente come si chiami, l'ho proprio il nome, ma è una V e fa sempre bene trovarla. Codicino per voi. Ma che bello. Magikarp, non so chi tu sia. Ok. Oh, l'ho chiamato, io ho trovato anche l'elettro, l'ho chiamato, ciao Articuno. Benvenuto con noi. Codicino per voi. Il fatto delle carte giapponesi che adoro di questa versione è quello che non ho, è trick da fare. Quindi molto molto comoda. Ok. Ah, che carino. Ok. E vabbè, ma è lo stesso. No, scherzo. Non è lo stesso. E abbiamo trovato prima Tyra. No. No, non è lo stesso. Ho trovato due Dragonite, ma che figata. Va bene, si prende e si porta a casa. Ma però quando i pacchetti sono difficili da aprire è un buon segno, vero? Codice. L'evoluzione di Rattata di Alola. Un ragnetto, un altro Magikarp, un altro allenatore. Pokémon, toglimi un dubbio. Ma ti piace Dragonite per caso? No, ma non si capisce, cioè tranquilli, figuratevi. Ma ti piace Dragonite per caso? Codicino. Un Pidgeot. Abbiamo un altro ragno. Abbiamo... ok. Oh, che bello Steelix. Bello. Codicino per voi. Io mi immagino il primo che vede questo video che si becca tutti i codici. Squirtle, un Rattata, un'altra caramella, un Charmeleon. Che cazzarola sei tu? Ma è l'evoluzione della sogliola, ma perché la sogliola diventa così potente? Va bene, non so chi tu sia, ma mi fido. Codicino. Scimmietta, abbiamo il vulcano, abbiamo lo spider, abbiamo il ro... Io se trovo un quinto Dragonite, prendo e me ne vado. Cioè, non è un dispiacere trovare Dragonite, eh. Quante versioni di Dragonite ci avete fatto? Oh, Onyx, un Bidoof, un coso che non mi ricordo come si chiama, manco lui mi ricordo come si chiama. Oh, finalmente in una forma normale. Among Us. Oh, ciao. Ciao. Larvatar si chiama, forse. Aspetta, Oh, ma che bello Lapras. Ciao Lapras. Pidgeot, non ho più palle di quante volte l'ho trovato. Oh, l'evoluzione di Eevee, quella tipo Psycho. No, non guardo se c'è qualcosa di holo dietro, perché è scontato che ci sia. Abbiamo uno Squirtle, abbiamo l'evoluzione di Bidoof, abbiamo uno Slowbro, abbiamo un allenatore.
Chi sei tu? Chi sei tu? Amo. È lo stesso o è uno diverso? Perché se è uno diverso sono felice, se è lo stesso un po' meno. No, è uno diverso. Allora, Greta e Isosia. Codicino. Oh, Pikachu. Perfetto, abbiamo trovato anche lui, quindi abbiamo tutti quanti gli sta... Ma che cazzarola è? Che cos'è? Perché c'ha questo foil stranissimo? Va bene, ma questa si manda a gradare, anche perché io non so voi, ma è un qualcosa di non meraviglioso. Di più, è bellissima. Cioè, al di là del costo, ma che bella col foil fatta così. Dopo vado a cercare quali sono le carte più importanti di Pokémon Go. Magari avrei dovuto farlo prima di fare questo video, no? Voi che dite? Codicino, abbiamo la sogliola. Abbiamo la scimmia, abbiamo Stilitz, abbiamo Leoi e Snorlax che dorme. Oh, Snorlax è la prima foil che trovo effettivamente doppia. Alla fine ci sono solo 71 carte in Pokémon Go. È anche normale trovare dei doppioni, no? Certo, ci sono carte che non abbiamo ancora trovato, tipo Mewtwo, ma per errore se dovesse saltare fuori non è che dispiacerebbe. Io lo accoglierei, ma gli darei anche un letto in casa, ma senza nessun tipo di problema. Evoluzione di Rattata, abbiamo un altro ragno, abbiamo Eevee, abbiamo un allenatore. Ce la possiamo fare, Greta. Greta, ce la puoi fare a non impazzire. Davvero. Codicino. Abbiamo uno Slowpoke. Abbiamo un Rattata. Abbiamo un... Abbiamo un... Modu! Ma che bello che... Allora, dall'artwork vi giuro che non si capisce. Cioè, nel senso, sì, ma no. Cioè, io l'ho capito perché ho visto che c'era la forma base Magikarp. Ho detto, ciao Gyarados. Però anche voi, cioè... Bello l'artwork, approvo, ma... Insomma, un po' poco decontestualizzato, diciamo, va. In ultimo pacchetto. Mi spiace che questo video sta per finire. Spero che non ci sia nient'altro di in ballo, però sarebbe bello avere una sorpresa negli ultimi due pacchetti. Non che sia andato male l'unboxing, perché direi che è andato molto bene. Abbiamo lui, abbiamo un Bulbasaur, abbiamo oh, ma che bello, che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Era quello del pronto soccorso Pokémon. Bello, 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 bello. Ultimo pacchetto, ragazzi, ultimo. Codicino per voi. C'è qualcosa di, penso, via a sto punto. Bidoff, la sogliola, un cammello. Ok. E non è lo stesso di prima, vero? Poi l'energia acqua. È lo stesso di prima? Mi sa che stavolta... Sì, è lo stesso di prima. Allora, ragazzi, con quale fortuna assurda riesco a trovare la stessa VMAX in un unico unboxing? Non so, già un miracolo trovarne una, immaginate trovarne due uguali. Ma intanto che riordinavo le carte mi sono resa conto che in realtà questo Numel è completamente diverso da quest'altro Numel. Per quale motivo sono diversi questi due quando in realtà è la stessa carta? Semplicemente perché, fate caso qua, si trova per l'appunto il disegno di un ditto, che è il Pokémon che ha l'abilità di trasformarsi. Non sto rovinando la carta, sto solamente togliendo la pellicola adesiva che nasconde ditto. Mi viene un sacco da ridere, cioè vi rendete conto di che cosa si sono inventati? Quindi davvero grazie e noi ci vediamo in un prossimo video.